Allora Francesco, hai fatto notare a tutti i colleghi che sono arrivato tardi alla conferenza, quindi sarò sincero, non sono preparatissimo su questa RS. Ti voglio fare una domanda di carattere generale. È paragonabile alla mitica ed è una degna soprattutto erede della mitica Clio Williams? Tanto meglio tardi che mai. Dunque Andrea, stai tranquillo. Grazie. Non so se è paragonabile, diciamo che è un'ulteriore versione sportiva di serie che propone Renault, che ha sempre fatto dalla Clio Williams, come dicevi tu, di 1990. Questa è l'ultima versione, è la RS18 ed è appunto stata creata per celebrare i 40 anni della presenza di Renault in Formula 1. Ecco, lo fa con alcuni dettagli proprio che richiamano il team di Formula 1. Il dettaglio è il look decisamente da monoposto. Abbiamo questo deep black che ritroviamo sulla livrea e tanti dettagli di Sirius Yellow appunto sulla lamina Formula 1, ma anche su altri dettagli della vettura. All'interno abbiamo il rosso intorno alle aeratori, che è anche un altro colore sportivo. Abbiamo sedili in pelle Alcantara, dunque tanti accorgimenti, soprattutto nel design. Sento una serie limitata, non in numeri, ma nel tempo. Una serie limitata che è numerata, perché questo è il numero 100 alle mie spalle e non c'è limite in termini di numeri, ma nel tempo sì, perché si può ordinare solo fino a luglio di quest'anno. Ok, il prezzo di questa versione speciale? Questa versione speciale dunque è venduta a 30.750 euro e si trova nelle concessionarie già dai primi di marzo, dunque da in questi giorni. Comunque la nostra giornata in tua compagnia non è ancora finita, perché intanto segnatovi la data del 6 maggio, perché saremo in pista, ovviamente col marchio francese. Non vi diciamo ancora con che auto, secondo me... E con che piloti? Mi hanno detto che il pilota è molto forte. Beh, dipende quale, Quello di ruota in pista. Ah, è bravo. Dobbiamo vedere su strada, perché non l'abbiamo ancora visto. Vedremo e quindi ci vediamo più tardi. Adrenalina, spettacolo e velocità in pista. Ecco il mix vincente che darà il via alla terza edizione della Clio Cup Press League. Sono 12 giornalisti che gareggeranno nella Clio Cup 2018, ciascuno per una gara, e si daranno battaglia a suon di sorpassi di ritorni stampa. Le precedenti edizioni hanno sin da subito riscosso grande successo da parte della stampa italiana e regalato grandi emozioni. All'interno del campionato Clio Cup saranno 12 giornalisti che scenderanno in pista per sfidare i partecipanti del monomarca e aggiudicarsi il trofeo dedicato alla stampa.